con il capitano Castagnelli e col bomber Giuseppe Giglio. Capitano, difficile trovare qualcuno che ci ha creduto più di te al progetto, hai messo a disposizione addirittura la tua faccia lo scorso anno da vendere a Tasselli pur di racimolare soldi a favore di questo progetto, quindi la gioia oggi è straordinaria. Sì, la gioia è immensa. Io è dall'anno scorso che cerco di trasmettere questo al gruppo. Guardate un po' che gruppo, insomma, è uscito un gruppo che ha una voglia, un attaccamento a questa maglia pari al minimo, quindi dedicare questa vittoria al gruppo, dedicare questa vittoria a noi e soprattutto alla società che come noi ci ha creduto e a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto, per cui una gioia immensa. L'emozione di aver segnato un gol storico per la città di Foggia? Un'emozione grande, so che magari rimarrà negli annali e quindi l'ho ricordato anche per quello, però insomma oggi penso che sia la vittoria di tutti, come ha detto il capitano, tosta della società che insomma l'anno scorso ci ha creduto e ha messo su questo bel organico e insomma grazie ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto sin dal primo momento e adesso ci godiamo questo momento di festa e poi la prossima settimana si riscenderà in campo per finire meglio questo campionato che insomma sono stati protagonisti. Lino ha detto ci ha sempre creduto sin dall'inizio, ma per Giglio qual è stato il momento in cui hai pensato ce la facciamo? Ma guarda, io penso che ci ho creduto nel momento in cui ho firmato per il Foggia insieme a Cristian l'anno scorso a giugno, insomma sono stati i primi due che hanno rimesso la firma sul contratto, quindi sulle Foggia. E quindi già da lì credevo a questo progetto, credevo a quello che si poteva fare. Poi insomma quando poi è stato firmato il mister, quindi è rimasto anche lui e tutto lo staff, penso che lì si è più del certo. E alla fine ha dimostrato il fatto che insomma abbiamo sempre lavorato, ci abbiamo messo del nostro e abbiamo creduto in quello che il mister ci ha sempre dato. E insieme alla società che comunque nel suo piccolo non ci ha fatto mancare niente, e alla fine insomma, sono arrivati i risultati. Questo penso che sia una delle cose da tenere maggiormente in considerazione perché di solito quando insomma, si crea un progetto e si porta avanti con un'idea ben precisa alla fine i risultati si vedono, questo penso che sia giusto premio. Il progetto è iniziato con lo slogan è tutta un'altra storia, oggi avete indossato la maglietta e la storia continua, come continua? Beh, sicuramente sappiamo che è tutta un'altra storia perché altre annate a Foggia sono state anzi forse disastrose, per cui è tutta un'altra storia perché si partiva da tanta gente foggiana, tanta gente che dalla società in campo ci ha sempre creduto, per cui continua, si rivedrà l'anno prossimo in Lega Pro in Ciunica, per cui sicuramente la protagonista perché iniziamo a far paura, per cui ci godiamo questo momento, queste ultime giornate, come diceva Peppe, cercando di chiudere al meglio per poi, insomma, come ho detto prima, avere tante emozioni carica giusta dei nostri tifosi. State tutti evitando una risposta, anzi una domanda, come si festeggia? Cioè, tutti quanti uscite ma non dite niente sulla festa, su come festeggerete, top secret o avete un programma? Vabbè, oggi è stata già una grossa festa, siamo stati... Un po' umile, ha detto il mister. Vabbè, quando andremo in altre categorie superiori sicuramente ci sarà ancora festa. È chiaro che il Foggia è vista di Lega Pro Unica, per cui di C1, per cui andiamo sempre con i piedi di piombo, però abbiamo ancora tre partite da giocare, abbiamo ancora un'altra partita in casa, per cui prepariamo la festa grande per quella che avrà in casa.